Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Reggio Calabria. Siamo qui oggi proprio il 1 agosto 2015 perché è in atto il secondo Pride calabrese e qui in compagnia mia c'è un personaggio notissimo, io direi la storia, mi dispiace dirlo però è veramente la storia, così anziani e così, Vanni Piccolo, che in questo contesto secondo me già c'è stato all'inizio, che ha secondo me portato un inizio di questa, in questa terra molto particolare e controversa, e che di certo ci può dare il suo contributo per quello che è stato in passato, diciamo, l'avanzare dei diritti civili in una società che richiede sempre più il mantenimento di questi diritti civili. Guarda, credo che bisogna dare molto merito ai ragazzi dell'Arcigay di Reggio che hanno aperto una breccia nel mondo dei diritti, ma non solo delle persone omosessuali, secondo me hanno aperto una breccia anche culturale per i diritti di tutti, perché reclamare il riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali è una battaglia di civiltà, quindi coinvolge tutta la società, coinvolge la gente, coinvolge soprattutto le istituzioni, e sono molto felice del fatto che il Comune di Reggio abbia approvato tra il Pride dell'anno scorso e quello di oggi, proprio all'interno della settimana d'azione contro il razzismo, abbia approvato il registro delle unioni civili. Quindi mi sembra un fatto importantissimo, una crescita evidente, e che devo dire, spero che la Calabria voglia crescere ancora di più, i segnali ci sono, le possibilità ci sono, bisogna andare avanti, la cultura è importante, non bisogna restare ancorate per giudizi alle idee arretrate, perché fermano non solo la cultura, la crescita della gente, fermano l'economia, fermano l'avvicinamento di una regione come la Calabria al resto d'Italia e soprattutto all'Europa. Tra l'altro tu vieni dal mondo della scuola, quindi nella scuola io credo che ci sia la cultura e ci sia anche la spinta, molte volte non è interpretata all'esterno. Guarda, la scuola in questo momento è in mezzo a mille battaglie perché c'è la legge di riforma sulla scuola che non è condivisa, che porta delle novità, porta delle contraddizioni, e anche però la scuola è sotto attacco perché c'è una parte cattofascista, come la chiamo io senza mezzi termini, che impedisce che dentro la scuola entri la questione del rispetto delle persone omosessuali. La scuola ha bisogno di essere formata su questo punto perché ha il dovere di occuparsi, di intercettare il disagio delle persone omosessuali. Troppo lacrime di coccodrillo quando un ragazzo gay si suicida per il bullismo nelle scuole. Oggi si sta offrendo alla scuola la possibilità di crescere, di informarsi. Se la rifiuta avrà una grande responsabilità, perché io chiedo agli insegnanti, al mondo della scuola, a quella società che non è d'accordo con il divieto di parlare di omosessualità nella scuola, di farsi sentire. L'azione del sindaco di Venezia è ignobile, capito, che brucia i libri, esclude i libri che possono far crescere la scuola sul rispetto delle persone, questo è ignobile. Spero che sia stato un caso isolato e che in Calabria soprattutto si dia segno di volontà di progresso, di volontà di rispetto, perché dal sud c'è una grande possibilità di lezione di civiltà per il resto dell'Italia. Vanni Piccolo, io ti ringrazio per la tua testimonianza e soprattutto da questo coloratissimo corteo che sta per iniziare. Buon secondo Pride calabrese da Reggio Calabria. Tutti, anche se non siete qua.